Ciao ragazzi, oggi vediamo come creare degli incastri semplici da applicare ai vostri prossimi progetti su Fusion 360 per poi andarli a stampare in 3D e appunto incastrare due parti di una scatola. Prima di tutto andiamo quindi a creare la nostra scatola. Il mio metodo preferito per creare una scatola è ovviamente andare a premere su Create Sketch sul top e vado a usare lo strumento rettangolo a due punti per creare una scatola per esempio di 50%. Fatto questo, per dare uno spessore alla nostra scatola dobbiamo andare a premere O, che sta per offset, e dobbiamo andare tramite questo a selezionare uno spessore. Non date uno spessore inferiore a 2,5 mm, altrimenti la vostra macchina, anche se è una stampante buonissima, secondo me non andrà bene a fare gli incastri, o comunque ci sarà un margine molto elevato. Quindi io vado a fare, per esempio, proprio perché voglio esagerare, 5 mm e do l'invio. Fatto questo, vado a uscire dalla schermata di sketch tramite il pulsante Finish Sketch, vado a premere E, che è il comando di estrusione. Vado a selezionare i profili esterni della nostra scatola e li vado ad alzare di, ad esempio, 37,5 mm. Fatto questo, per chiudere la nostra scatola nella parte bassa, vado a aprire il menu a tendina degli sketch, a levare l'occhio barrato sullo sketch, in modo tale che adesso posso selezionare anche la parte interna, premo E per lo strumento estrudi, per andare a estrudere queste due parti, seleziono sia l'interno sia il perimetro di contorno e gli vado a dare meno 2,5. Darei in automatico qua l'opzione Join e quindi vado a fare OK. A questo punto posso anche di nuovo nascondere lo sketch di prima, perché devo andare a chiudere anche la parte superiore. Quindi tasto destro, Create Sketch e poi Finish Sketch. In questo modo adesso possiamo selezionare anche la parte interna. Per chiudere la scatola andiamo come prima a premere E, a selezionare i due contorni, andiamo a dare 2,5 mm di spessore ed ecco qui la nostra scatola, che però è un pezzo unico che noi vogliamo andare a dividere a metà. Per fare questo dobbiamo andare in alto, andare su Construction e poi Mid Plane. In questo modo dobbiamo andare a selezionare due facce piane e in automatico il programma ci calcolerà e ci creerà una Construction Plane, cioè questa cosa gialla che vedete, proprio al centro. Quindi vado a fare OK e poi vado nello strumento Split Body, che io l'ho messo qui sopra, ma se non lo trovate andate qua giù. Split Body per metterlo qui sopra, probabilmente sui due puntini e poi Pin to Toolbar. Quindi lo vado a prendere, Split Body e seleziono il body, ovvero la nostra scatola. Come Splitting Tool dobbiamo andare a selezionare il Construction Plane che abbiamo creato tramite la funzione Mid Plane. Quindi vado a fare OK e come vedete adesso se io nascondo il Construction Plane vediamo la linea di divisione dei due corpi. Ora le andrò a rinominare con, tramite doppio clic, sotto, sopra. E da questi vado a creare dei componenti dal corpo. Quindi crea componenti dal corpo. Ed ecco, fatto questo, vado a nascondere il sopra e lavoro sul sotto per andare a creare uno sketch che dividerà questa parte della parete. Quindi vado su offset e vado a mettere lo spessore della parete diviso 2. Faccio poi all'inizio di tutto meno, quindi meno 5 diviso 2. Come vedete, adesso abbiamo un offset di 2,5 che ci va a dividere in due il nostro corpo. Bene, andiamo su Finish Sketch e selezioniamo la parte interna e andiamo a riabilitare la visione del sopra. Quindi clicchiamo sulla parete di sopra e andiamo a digitare il numero che ci viene scritto in automatico, andiamo a digitare diviso 2. Fatto questo, andiamo a di nuovo nascondere il sopra e andiamo a fare Join. Come vedete, adesso si è creato questo scalino, ma se io vado ad abilitare il sopra, le due parti si sovrappongono, cioè l'una tocca l'altra. Diamo un'occhiata alla parte di sopra per ricordarci che noi abbiamo fatto l'estrusione della parte esterna di quello sketch che vi dicevo prima. Quindi adesso andiamo a premere sull'extrude che abbiamo fatto prima, andiamo su Edit Feature e andiamo a prendere questo valore qua. Facciamo Ctrl C per copiare questo valore e poi usciamo. Abilitiamo ora la parte di sopra e lo sketch 3. Con il pulsante E, quindi Extrude, andiamo a cliccare questo e andiamo a premere Ctrl V per copiare il valore di prima. Quindi andiamo a premere OK, andiamo a nascondere lo sketch e come vedete abbiamo il nostro incastro che vi riesco a far vedere meglio tramite la funzione Asbuild Join. Quindi se io la clicco sul primo body, sul secondo body e vado su Slider, seleziono una posizione dello slider e faccio OK. Se poi vado su sotto, vado a mettere ground, come vedete,
ci sono i nostri incastri che funzionano alla perfezione. Questo però in un programma 3D. Nella realtà questi due incastri non funzionerebbero perché bisogna stringere un po' le pareti di incastro del corpo che va ad entrare dentro. Se lo facciamo così, la nostra stampante lo andrà a stampare delle stesse identiche dimensioni, quindi non resterà neanche un po' d'aria e di conseguenza i corpi non potrebbero entrare. Quindi tramite il comando E di estrudi andiamo a selezionare questa faccia e ne andiamo ad estrudere di meno 0.25. Per comodità andiamo anche a selezionare e a copiare questo numero. Poi andiamo su E, andiamo su un'altra faccia e andiamo a levare 0,25 mm di materiale. Sgiriamoci, E sull'altra faccia e andiamo a levare 0,25 mm di materiale. Quindi ci giriamo e sull'ultima faccia andiamo con CTRL V a levare meno 0,25 mm di materiale. Facendo ok, ad occhio non sembra cambiato niente, ma se andiamo tramite il comando Selection Analysis a effettuare un'analisi, quindi in questo modo, come vedete, se io mi metto nella visuale dall'alto, c'è un piccolo spazio d'aria in cui il corpo può entrare senza troppo attrito. E questo è niente di più semplice per degli incastri che funzionano se volete creare per esempio delle scatolette di derivazione o comunque cose che siete soliti ad aprire e chiudere sempre, perché altrimenti se deve essere una cosa fissa tanto vale che ci mettete le viti. Noi ci vediamo giovedì prossimo con un altro video.